scommettere sulla cultura della sicurezza, scommettere sulla formazione dei futuri operatori, geometri, ingegneri, architetti del nostro territorio nei cantieri è la vera garanzia perché la sicurezza aumenti. Ancora una volta nei primi 4 mesi dell'anno abbiamo dovuto verificare come il 76% e oltre delle imprese ispezionate siano risultate irregolari nella materia prevenzionistica. Oltre 178 i reati commessi in materia prevenzionistica nelle 167 aziende nei cantieri che abbiamo ispezionato in questi primi 4 mesi dell'anno. È un dato drammatico, è un dato allarmante. Abbiamo sospeso 59 imprese nei soli 4 mesi iniziali dell'anno, quando nel 2008 erano 35 in tutti i 12 mesi e nel 2009 69 in tutti i 12 mesi. Proseguendo di questo passo raddoppieremo il dato 2009. Non è accettabile. E allora su questo noi confidiamo nella scuola, confidiamo con i partner che ci siamo scelti, la ASUR zone territoriali 9 e 10 delle Marche, i nostri tecnici di prevenzione, gli ispettori del lavoro e la provincia di Macerata, di fare davvero una formazione e un'informazione sul campo. Siamo andati nelle scuole ad insegnare la sicurezza in teoria con i nostri ispettori in 6 giornate, 3 all'Istituto Tecnico di Camerino, 3 all'Istituto Tecnico di Macerata. Giovedì 27 andremo nel cantiere per visitare con i ragazzi, con i 120 ragazzi delle classi terminali di questi 2 istituti, la sicurezza in un cantiere, come la si fa, come la si crea, come si possono mettere in essere prevenzione e protezione per combattere i rischi e i pericoli di un cantiere edile.